Dies illa solvexer nomen famillia, teste David cum sibilla. Cantos tremor est tuus, ad loiodes est venturus, cunctas dicte viscus sonus. Cari fratelli e sorelle, le letture che abbiamo sentito oggi sono da quelle che si chiamano le letture apocalittiche, no? Apocalittiche della Bibbia. E quando noi sentiamo l'Apocalisse, no? E ci porta un po' un'immagine di una cosa sconvolgente, no? Tante volte vedete questi film di fantascienza, no? Che si sconvolgono tutte le cose, si distruggono il mondo e tutto quanto, no? E si dice apocalittico. Ma in realtà l'Apocalisse vuol dire la rivelazione. La rivelazione. Quando la verità si vedrà, quando le cose appariranno veramente come stanno e non ci sarà più inganno e non ci sarà più ingiustizia. Allora, è veramente l'Apocalisse, perché le cose si riveleranno per quello che saranno, che sono veramente. Una prima cosa è la nostra lettura, le nostre letture ci fanno capire che c'è una fine a tutto, che è una fine personale, ma allo stesso tempo che ci sarà una fine universale, una fine al tempo, una fine al mondo, una fine alle cose come stanno oggi, e poi si manifesterà in maniera definitiva e per tutte le eternità la verità di Dio e la sua presenza e la sua vittoria. E quindi le parole che abbiamo sentito oggi nelle nostre letture sono in realtà parole che ci rassicurano, parole di gioia, di fiducia, di speranza, e non parole che ci spaventano. Abbiamo sentito parlare di stelle che cadono dal cielo, le potenze del mondo che si sconvolgono, no? Come i terremoti e tutto che trema e crolla tutto. In realtà queste immagini ci vogliono dire che, ecco, le cose su cui gli uomini si basano normalmente, no? Che non sono quelle cose stabili, non sono le cose che alla fine porteranno, ma veramente quella potenza di Dio, quella potenza di Gesù che si rivelerà. Gesù ci assicura una cosa, ci dice che io sarò sempre con voi in tutto quello che succede, in tutto quello che vivrete. Io sono sempre con voi. Dice, le mie parole non passeranno. Il cielo e la terra passeranno, tante cose non ci saranno più, ma le mie parole non passeranno. E quali sono queste parole? Io sono con voi e io sarò lì come il vostro Salvatore e vi darò la ricompensa giusta. Perciò
insieme a Gesù trionferanno i giusti, l'uomo giusto. Ci sarà la ricompensa di coloro che nel mondo oggi si impegnano per la giustizia, che si impegnano a mettere in pratica la parola di Dio, si impegnano a lottare con Lui per un mondo giusto, si impegnano all'ascolto della parola di Dio e la messa in pratica di questa parola. E quindi chiunque vive, soffrirà o soffre ingiustizia e che piange, che è ferito, il Signore assicura che sarà risanata ogni ferita e sarà asciugata ogni lacrima. Quindi queste sono promesse del Signore, che dice che io ci sarò a dare avanti, continuate con il bene che fate. Vediamo un esempio di questo dalla prima lettura di oggi, che viene dal libro del profeta Daniele. Daniele era un giovane ebreo che insieme a tanti suoi connazionali sono stati portati in esilio a Babilonia. Ecco, loro stavano in esilio e soffrivano, ma Daniele e i suoi compagni hanno fatto strada in questa terra di Babilonia, tanto che sono arrivati proprio nel governo, vicino al re, vicino a chi era in potere. E quindi si potrebbe dire che, ecco, loro avevano un po' una vita facile. Ma in ogni situazione, sia per la persona piccola come voi, piccolissimi, come anche per le persone grandi, che per chi sembra essere inutile e per chi dovrebbe in qualche modo mettersi a governare, a gestire le sorti del mondo, c'è sempre una prova, una sfida. E ad un certo punto la strada di Daniele e i suoi compagni si interrompe. Dovevano affrontare un problema molto grave, e questo problema è stato il problema del culto dei pagani, l'idolatria, il cambiamento dell'alleanza, cambiamento di punto di riferimento, non più il Dio vivente, ma gli idoli e così via. Daniele e i suoi compagni hanno rifiutato questo. E per questo loro sono stati puniti, tanto che era come se loro andassero contro il decreto di re. Allora, che è successo? Loro sono stati gettati dentro una fornace ardente e quindi dovevano ucciderli e bruciarli. Li hanno gettati dentro questa fornace ardente. Ma che è successo? Che la fiamma non li ha toccati e loro sono rimasti vivi. Perché? Perché lì, in quella fiamma, coloro che li hanno messi dentro hanno detto: ma non abbiamo messo tre uomini dentro questa fiamma? Come mai vediamo quattro uomini? E il quarto ha l'aspetto e la somiglianza del figlio dell'uomo. Ecco, questo figlio dell'uomo, no? È lui che è venuto a salvare il suo popolo. Il figlio dell'uomo è il titolo che il Nuovo Testamento riferisce a Gesù, che ci ha detto: io sarò presente. Ma nella nostra prima lettura di oggi vediamo, ecco, Daniele, lo stesso Daniele che ha vissuto questo personalmente,
che è stato salvato lui personalmente, vede questa visione di Dio che manderà Michele, l'angelo, il grande principe del popolo di Dio, a salvare il suo popolo. Quindi Dio dice, e il Signore ci fa capire, che lui sarà presente in ogni momento della nostra vita e non sarà assente. Quindi non dobbiamo temere. Nella seconda lettura sentiamo l'autore che ci dice che Gesù è sempre presente e intercede per noi. Gesù sta nel tabernacolo, nel santuario di Dio, e intercede continuamente per noi. E quindi non abbiamo paura di niente, perché il Signore non dorme, non ha una pausa, è sempre presente, come il grande sommo sacerdote, e prega per noi e intercede per noi. Infine, nel Vangelo, Gesù ci parla del figlio dell'uomo che verrà con grande potenza a salvare il suo popolo. Ma questa grande potenza non dobbiamo sempre pensarla come il supereroe che scende giù, no? E che combatte contro quel mostro, quella cosa che sta distruggendo il mondo, no? Noi siamo abituati a queste immagini, no? O vediamo i Fantastici 4, oppure Spider-Man, o chi sia, no? Che scende e interviene, no? Gesù ci dice questo, che il figlio dell'uomo scenderà con grande potenza, ma questa potenza come si dimostrerà? Gesù ci dà un'immagine semplice di una cosa che è sicura, ma che non è sconvolgente. Lui dice: imparate dalla pianta del fico. Dice, no? Che quando durante l'inverno vediamo tutte le piante quasi morte, no? Vediamo soltanto questo tronco che sta là, no? Non dà segno di vita. Ma in realtà Gesù ci dice: imparate da questo, no? Che piano piano vedrete che cominciano ad uscire i foglietti, no? I rametti che escono fuori piano piano, e comincia, l'albero comincia a diventare tenero, comincia a prendere vita, no? Dice: imparate da questo. Quando vedete che sta succedendo questo, che cosa vi dice? Vi dice che l'estate è vicina, no? Ecco, così dice: quando vedete accadere queste cose, sappiate che il figlio dell'uomo è vicino, sta arrivando. E quando arriverà, darà la ricompensa a tutti. San Paolo ci spiega che, ecco, noi siamo morti perché la nostra vita è in Cristo. Quindi noi non viviamo per noi stessi, ma viviamo per Cristo. E quando arriverà l'estate, Cristo, che è la nostra estate, quando arriverà, si rivelerà veramente per i giusti quello che Dio ha riservato per loro. Che cosa ha detto la Bibbia? Dice che i giusti risplenderanno, questa volta sono loro che risplenderanno come le stelle del cielo, no? Per concludere tutto, questo capitolo 13 del Vangelo di Marco è questo Vangelo che ci racconta queste cose della fine del tempo. I suoi discepoli hanno chiesto a lui: Signore, dici questo per noi o lo dici per tutti? E Gesù risponde, ci fa capire che con queste parole non sono soltanto per quella generazione che stava lì ad ascoltare, ma Gesù dice che, ecco, sempre sappiate che io sono con voi.
Quindi anche oggi, anche domani, nella nostra generazione, la generazione futura, finché non finisca il mondo, il Signore dice sempre: io sono con voi, le mie parole non passeranno. Sia lodato Gesù Cristo. In quo totum continetur.